rapporti con la famiglia acquisita, tra rapporti affettivi, sessuali, affettivi o sessuali, diciamo, sentimentali, passionali, chiamiamoli così, e rapporti, realizzazione nella vita, nel lavoro, nel denaro e autostima, fondamentalmente. Queste aree sono potenzialmente distoniche, no? Cosa vuol dire potenzialmente distoniche? Che la persona vive un'emozione compressa, ad esempio nella famiglia d'origine tutti abbiamo qualche compressione, perché tutti abbiamo qualche, come dire, scheletro nell'armadio per quanto riguarda il rapporto con nostro padre, con nostra madre. Chi è che non ha mai avuto conflitti col padre e con la madre? Chi è che non ha mai visto il tradimento, vissuto un tradimento da parte del genitore buono, ad esempio? Quasi tutti. E poi però al di sotto di queste aree qua ci sono proprio i serbatoi, quindi è come se, non so se avete un programma del computer, no? Dove c'è la prima striscia che è, diciamo, la parte fondamentale, poi ci sono i sottomenu, c'è il menu principale e ci sono tutti i menu sottostanti. Allora, quali sono i menu sottostanti che possono essere sotto ogni area? Sono le paure che noi abbiamo. Che paura hai tu nella tua vita? Fatti la domanda, che paura hai? Potresti avere la paura di essere abbandonata e quindi questo ti frega. Potresti avere la paura di essere in qualche modo, diciamo, disistimata, quindi non avere stima e considerazione, disistima. Potresti avere la paura di essere, diciamo, come possiamo dire, giudicata male, no? Un uomo che ti giudica male, questa è una paura, ma a suo tempo, ecco, quella cosa interessante è che qua adesso stiamo parlando di situazioni nell'oggi, ma una volta erano situazioni negli ieri, temevi magari di essere giudicata da tuo padre negativamente, o da tua madre temevi di essere giudicata negativamente, oppure temevi di vivere il senso di colpa. Senso di colpa perché col tuo comportamento potevi far soffrire quel povero uomo di tuo padre che magari aveva già avuto un infarto, era molto ansioso e tu quando uscivi la sera per godere, perché magari andavi in discoteca, tuo padre aspettava a casa e poverino aveva già avuto un infarto e se ne stava lì ad aspettare che tu tornassi, non dormiva, si stressava, aveva paura che ti capitasse qualcosa. E tu te ne fregavi e quindi magari poi è morto, gli è venuto veramente quell'infarto che se l'è portato via. Questo è un esempio, sto buttandogli un esempio, potrebbe essere di tutto ovviamente. Comunque la paura del senso di colpa, oppure la paura di essere rifiutata, chi è che non ha mai temuto di rifiuto? Oppure la paura di essere, diciamo, condizionata a fare delle cose che tu non vorresti fare. E quante volte sei andata al parcheggio del cimitero? Quante volte sei andata al parcheggio del cimitero? Io, per esempio, non volevo fare stare mio padre, non volevo fare stare male, immagino, male perché lo adoravo. Adesso mi penso male. Comunque, ecco, tutte queste cose qua sono sensi di colpa, fondamentalmente, no? Sono sensi di colpa e tutte queste cose qua purtroppo generano, diciamo, uno stato di coinvolgimento, perché sono emozioni compresse e quindi bisogna prima capire la prima linea, diciamo, la prima linea è il menu fondamentale, in quale area questa persona ha le emozioni compresse, dietro il gatto, quale area hai le emozioni compresse, con i rapporti con la famiglia d'origine? Oppure nei rapporti con la famiglia acquisita, ad esempio anche i rapporti con la famiglia acquisita potrebbero essere un'area, diciamo, sensibile, no? Perché ad esempio magari hai un matrimonio fallimentare alle spalle, per dire, no? Perché ci sono queste aree sensibili che possono essere quelle dell'oggi o quelle degli ieri. Magari hai un rapporto fallimentare alle spalle, sei divorziata, magari hai, che ne so, dei figli che, come dire, non si comportano come vorresti che si comportassero, oppure, diciamo, magari il punto debole è l'area economico-finanziario-lavorativa, vorresti avere più soldi di quelli che hai,
Questo devi capirlo in un uomo, ovviamente, se tu vuoi ossessionare un uomo. Lo stesso discorso dell'uomo per la donna.